Da 34 anni si discute su chi sia l'autore della morte di Pasolini. È morto nel 75 e il 2009 sono 34 anni. La ragione per cui si discute tanto del vero autore della morte di Pasolini, io penso che sia nel fatto che gli italiani, come Pasolini ha detto, non vogliono sapere, si accontentano di sospettare. Pasolini, la notte del 1° novembre del 75, diede un'ultima intervista a un giornalista che poi la pubblicò su tutto Libri de La Stampa. Era Furio Colombo e disse che pensare al complotto è consolatorio ed è delirante. Cioè immaginare che ci sia sempre qualcuno pronto a eliminarci e a ucciderci, mandato dal potente di turno, è una forma consolatoria dell'immaginare la realtà. La stessa notte, Pasolini, come faceva quasi ogni notte, ha scelto un giovane nei dintorni della Termini ed è andato con questo giovane al Lido Scalo di Ostia per amoreggiare. E, come testimoniato dagli atti del processo e da un'infinità di prove, all'Idro Scalo è stato ucciso non da un singolo, ma da un gruppo. Ma chi era? Chi è questo gruppo? Ecco, il punto è questo. Soprattutto gli amici di Pasolini, in questi 34 anni, hanno immaginato che questo gruppo fosse un gruppo di fascisti. Un gruppo di giovani assoldati dal potere, dalla borghesia, per eliminare un poeta. E questo semplicemente perché non hanno creduto mai a ciò che Pasolini ha scoperto e ha testimoniato negli ultimi anni della sua vita. Ed è esattamente questo che negli anni 70 in Italia, ma non solo, c'è stata una rivoluzione antropologica che ha trasformato in profondità il modo come gli esseri umani, e i giovani in particolare, entrano in rapporto con la storia, con la politica. E che quindi c'erano, diceva Pasolini, nel 75, nel 74, nel 73, eccetera, che esistevano molti giovani disposti a uccidere senza mandanti e senza scopo. Ed infatti è accaduto proprio questo, che Pasolini stava con Pelosi all'Idro Scalo e un gruppo di giovani senza mandanti e senza scopo hanno visto questo adulto che amoreggiava con un giovane e l'hanno ucciso. Dopo aver ucciso Pasolini, per rendere complici il Pelosi della situazione, hanno preso l'anello del Pelosi e lo hanno lasciato sul luogo, minacciando il Pelosi di non dire che c'erano anche altri, perché se no ne andavano di mezzo anche i familiari suoi. Questa verità è cominciata a fiorare quasi subito. Qualche mese dopo, qualche anno dopo, in un articolo del Corriere della Sera, il Pelosi ha cominciato già ad accennare alla presenza di altri. Quindi, non solo il Pelosi, altri, ma non altri mandati dal potere, mandati da una situazione di crisi epocale che porta gli individui a agire criminalmente, senza mandanti e senza scopo.